Ciao Roberto, una rondine non fa primavera, però è una vittoria, potrebbe essere il segno che questa squadra può cambiare il suo corso in queste 10 partite che restano. Ma è una buona occasione quella di domani, contro un avversario che sta facendo un ottimo campionato, un avversario esperto, un avversario che ha malizia anche nel saper gestire i momenti e le partite. E quindi per noi è importante, per dare continuità alla partita che abbiamo vinto contro il Sassuolo, riuscire a fare subito una prestazione che dia conferma di questo, quindi l'obiettivo nostro sarà certamente questo. Beh, volevo capire innanzitutto i tuoi uomini che hai a disposizione. Mbaye a tutti gli effetti è recuperato? A posto, sì. Mentre Mirante ha un problema forse? Ha un fastidio che però adesso vogliamo capire bene l'entità e valutare nell'allenamento e poi prendere una decisione comunque. Buongiorno, aveva definito la scorsa settimana sciocca per vari motivi, questa invece che settimana è stata, in un aggettivo? No, beh, definire la settimana scorsa shock mi sembra un po'. No, l'aveva detto. Sciocca. Insomma, ma non saprei come definire una settimana rispetto all'altra. Insomma, è chiaro che era fondamentale per noi fare un buon risultato a Sassuolo, no? E quindi è stata una prestazione. Direi che ha espresso ciò che mi aspettavo dal punto di vista proprio della coesione, della forza, della voglia, della volontà dei ragazzi, no? La determinazione nel cercare insieme di aiutarsi ancora di più per arrivare a capo di una partita che negli ultimi minuti, per un motivo o per l'altro, riesce sempre a regalare motivi di difficoltà, no? Perché alla fine hanno avuto ancora una palla che poteva crearci e mandarci sull'uno pari, però la risposta in generale della squadra è stata a mio parere positiva e questa settimana ho ribadito il concetto loro, che non deve essere una vittoria che cambia nulla anche dal punto di vista proprio dell'interpretazione della settimana, degli allenamenti, no? Quindi della volontà di fare le cose. Sapendo che 10 partite vogliono dire poi 30 punti in palio, e 30 punti sono veramente tanti, al di là dell'avversario che si può presentare davanti, e noi dobbiamo avere questo come sempre di obiettivo, cercare di fare il meglio e il massimo che si può. Domani affrontiamo, come detto prima, una squadra esperta, una squadra che da questo punto di vista è difficile da affrontare, ma dobbiamo essere ancora più compatti, più coesi, sapendo quello che loro sanno fare bene e quindi non prestare il fianco, ma cercare a nostra volta di sfruttare, come dire, quelle che sono un po' le loro caratteristiche, che sono quelle dell'intensità, della saper recuperare le seconde palle, quindi di non concedere facilmente occasioni, perché sono appunto giocatori esperti, ma dobbiamo essere bravi ad entrare anche con le seconde linee, no? Ad andare a cercare con quelli che danno meno punti di riferimento, perché un attaccante bene o male è sempre soggetto alla marcatura stretta del diretto avversario, mentre gli centrocampisti che si sanno inserire, che arrivano da dietro, diventano più difficili da poter marcare. Noi dobbiamo essere bravi a fare questo, e quello ti dà anche la possibilità di fare qualche gol in più anche con giocatori che magari non hanno nel loro curriculum, come dire, grandi capacità realizzative, però dobbiamo sforzarci, insomma. L'ha detto anche lei, una squadra esperta, è la più anziana, no? della Serie A. Vox Populi dice che invece a Donadoni piacerebbe avere una squadra esperta, appunto, che questa è troppo giovane, eccetera. Questa è un po' la
la vulgata, no? Qual è il suo punto di vista? Ah, beh, se lei accende la radio, chiunque, no. I giovani, forse anche perché magari quest'anno un pochino anche lei ha sottolineato che un pochino di esperienza magari avrebbe fatto comodo. Lei, giovani, esperti, anziani, vecchi, farebbe cambio con il suo collega? No, ma io non faccio cambio con nessuno, voglio solo che le cose quando si dicono devono essere prima di tutto motivate e poi avere un senso, no? Che, cioè, se valutiamo la squadra di settimana scorsa vogliamo dire che è una squadra esperta, è la nostra, ma non solo esperta dal punto di vista anagrafico, esperta vuol dire anche che bisogna capire quanti giocatori nostri hanno militato in Serie A. Quanti sono i giocatori? Cioè abbiamo Mirante, guardiamo la squadra di settimana scorsa, abbiamo Mirante, abbiamo Torosidis, abbiamo Maietta, che pur avendo l'età che ha, quante partite ha fatto in Serie A? Ha fatto 60 partite, 70 partite in Serie A. Abbiamo Masina, quante ne ha fatte in Serie A? Don Sa, quante ne ha fatte in Serie A? Pur essendo giovane. Lo stesso vale per Pulga. Zemaili è chiaramente un giocatore che ha militato parecchio e ha fatto diverse annate. Poi, insomma, il resto, Krejci quante ne ha fatte, Nagy quante ne ha fatte, Verdi quante ne ha fatte, cioè, questo bisogna anche saper valutare. Poi non si tratta di mettere in campo giocatori più esperti o meno esperti, in campo ci vanno i giocatori che meritano di andare in campo, questo è. Poi che sia uno giovane o che sia uno meno giovane ha un peso relativo, no? Ma a me piacciono i giovani, io sono per i giovani, però è chiaro che i giovani devono dimostrare di essere all'altezza della situazione, sempre, con la capacità, la possibilità di aspettare e di concedere loro anche qualcosa in più, come lecito che sia, perché gioventù vuol dire anche incorrere in qualche sbaglio in più, no? Proprio perché non hai un vissuto che ti permette di saper gestire a volte meglio certe situazioni, però per me non significa nulla dire meglio i giovani, meglio i vecchi. C'è Totti che ha 40 anni e quando tutti quanti vogliono che giochino, ma non perché Totti abbia fatto chissà che cosa, perché se lo merita ed è in grado di poterci stare ancora è giusto che ci stia, diversamente deve far spazio a qualcuno più giovane, no? come succede, ma io non ho mai detto che preferisco i vecchi piuttosto che i giovani. Mi sembra una cosa talmente scontata e banale, insomma, no? Probabilmente anche detta da me in questo modo qui è abbastanza scontato, è logico che sia così, insomma. Scusa, una cosa su la scorsa settimana, se non sbaglio, vado a memoria, però avevi parlato di destro apprezzandone l'impegno in settimana e dicendolo visto molto agguerrito, poi lui ha fatto gol, ha detto sono sempre agguerrito, insomma tutta la dinamica che ci sta nei rapporti, ma dobbiamo parlare di destro e questo mi turba un po', cioè nel senso dobbiamo parlare ogni volta di un nuovo inizio, ogni volta che destro segna siamo sempre lì a dire adesso che è passato, perché vabbè, dalla tua gestione era novembre 2015, quindi insomma cos'è, un anno e mezzo, no? Ma facciamo che ne parliamo quando destro alla fine. No, non tanto alla fine, quando farà gol, quando ne avrà fatti 5, 6 o 7 di fila, allora magari cominciamo a valutare diversamente, ma secondo me è sbagliato anche pensare di valutare solo ed esclusivamente un giocatore, che sia un attaccante piuttosto che un difensore, attraverso solo il fatto che faccia gol oppure non faccia prendere gol, no? Perché poi insomma la partita è fatta di 90 minuti, uno è vero che non ti fa gol, o meglio ti fa gol tutte le partite, però poi il resto della partita latita oppure non dà una mano alla squadra, insomma non è che mi stia benissimo la cosa. Adesso non è il caso specifico, però in generale un attaccante come un difensore, un centrocampista devono dare continuità nella prestazione, devono essere bravi a essere sempre dentro la partita, essere bravi a dare una mano quando la squadra soffre e sapere anche difendersi se è un attaccante e invece dare quell'là in più nel momento in cui la squadra spinge e quindi sei più sollecitato in fase realizzativa, parlando di attaccanti chiaramente. Ma questo per me significa, poi che abbia fatto gol Mattia domenica scorsa sono solo felice per lui, però ripeto sono altrettanto convinto che Mattia può e deve dare ancora di più di quanto non abbia fatto,
questo, ma non è un criticare, è solo un considerare quelle che sono le sue potenzialità, il suo valore, e quindi forzarlo ad esprimerlo ancora di più con continuità, semplicemente questo. Secondo me, se traduciamo tutto poi va bene così perché ha fatto gol, non facciamo il suo bene, perché non è così che deve crescere un giocatore. E l'altra cosa mia, l'ultima, il gol segnato a Reggio Emilia la settimana scorsa è molto simile a quello che aveva fatto Destro a Cagliari, no? Per lo sviluppo dell'azione, palla rubata su a tre quarti, quella volta Verdi, stavolta Di Francesco, poi Zemaili crea il ciclo in mezzo, eccetera, e ha detto una cosa secondo me che è anche la conferma di un percorso di quest'anno, cioè quando Zemaili e Destro stanno bene o comunque sono vicini alla porta o comunque sono in giornata, incidono in maniera molto pesante. Tu c'hai questi due giocatori che in fase realizzativa, poi giustamente c'è tutta una costruzione del gioco, però incidono molto. Su Zemaili, che adesso dopo un periodo anche fisiologico magari di appannamento, dopo il bellissimo gennaio e febbraio che aveva fatto, gennaio, dicembre e gennaio, adesso si sta riprendendo. Pensi di utilizzarlo in maniera magari più dosata e più vicino alla porta, oppure non no, hai... No, ma lui continuerà a fare quello che ha sempre fatto. È un giocatore che magari dal punto di vista, come dire, della precisione nell'ordine, nel sapersi muovere anche in fase difensiva, concede qualcosa, però è altrettanto vero che ti dà qualcosa in più in fase offensiva. Il gol di domenica scorsa è stata una sua intuizione, al di là del fatto della palla poi data bene di Di Francesco, però è stato il suo movimento fondamentale, ma questo deve essere fatto di più ancora, non solo da lui. Perché quando tu ti muovi in quel modo crei difficoltà all'avversario, e poi succede che Mattia faccia gol davanti alla porta da solo, no? Ma questo bisogna ricercarlo un po' con più continuità durante gli allenamenti. Mi sforzo di far capire loro, soprattutto ai centrocampisti e a chi gioca anche in ruoli che sono simili a quelli di Zemaili, di andare alla ricerca di questi movimenti, no? Avere il gusto di farlo. E invece ancora troppo spesso ragioniamo sempre una frazione di secondo dopo, quando ormai è troppo tardi, è la sorpresa che crea le difficoltà all'avversario, no? È proprio quello che dicevo prima, se siamo bravi con i nostri centrocampisti a inserirci, a buttarsi dentro, è chiaro che crei più imprevedibilità, perché comunque diventa più difficile la lettura da parte degli avversari, no? Anche se sono difensori di ruolo, perché arrivi da fuori, arrivi in velocità. E quello ti dà enorme vantaggio. Dobbiamo farlo con lui, dobbiamo farlo con Nagy, dobbiamo farlo con Don Sa, dobbiamo farlo con Taider, con Pulgaro, Viviani, con tutti questi giocatori. Poi magari qualcuno, come dire, ha compiti un po' più specifici e quindi diventa un po' più complicato, no? Con Simone e con Krejci dobbiamo farlo più spesso, con Di Francesco ancora di più. Questo che deve essere il gusto di andare a ricercare durante la settimana, per poi trovarsi in quelle condizioni anche la domenica, e magari su 10 volte che ci vai, magari 2 o 3 riesci a concretizzarle, ma se ci vai solo 2 o 3 volte diventa tutto più difficile, no? E volevo chiederti, le prossime 10 partite le affronterete diciamo alla giornata, cioè vedendo chi c'è e chi non c'è, o stai provando a programmare qualcosa magari, no, che può essere anche una giocatore che ha fatto una partita brutta e gli dai 2 o 3 occasioni dopo, in più per crescere? Dopo i 40 punti proveremo a fare qualche ragionamento diverso magari, ma adesso cerchiamo di fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per andare più avanti possibile. Poi tra 5 partite faremo delle valutazioni diverse magari, ma adesso io cerco di dare comunque spazio e di essere comprensivo il più possibile anche con chi magari commette qualche ingenuità di troppo, però il fine deve essere quello di cercare di fare più punti possibile, di raccogliere dal campo e dal risultato il massimo che si può. Poi dopo, se c'è da fare qualche altra considerazione, la faremo. E l'altro lato di questa domanda è riguarda ancora Zemaili, se proverai, o solo dopo i 40 punti magari, a vedere un Bologna che possa fare a meno di lui, visto che in futuro dovrà succedere. Ma in tutta la sincerità è anche,
come dire, difficile, perché poi insomma da qui all'anno prossimo ci passa di mezzo ancora tutto un mercato e tutta una preparazione alla nuova stagione, no? Quindi pensare adesso a qualcosa di questo tipo faccio fatica, onestamente, faccio fatica, anche se è una considerazione, è un pensiero che si ha inevitabilmente, no? Perché sai che comunque è un giocatore che probabilmente non ci sarà più l'anno prossimo e quindi dovrei farne meno e fare altre considerazioni, però insomma c'è tanto tempo da qui a quel punto e vedremo un po' cosa sarà meglio fare. Però l'obiettivo principale adesso è partita dopo partita cercare di fare più punti possibile, raccogliere i maggiori risultati possibili e con i giocatori che ritengo che siano motivati in questo modo, che abbiano questo obiettivo. Il resto credo che sia un po' superfluo e comunque sia anche chi sta fuori è proprio adesso che si deve saper guadagnare il posto. Dimostrando durante la settimana che magari, come dire, l'arrabbiatura tra virgolette o il dispiacere per non essere in campo viene poi giustificato dal fatto che tu ti impegni in un certo modo. Se non ti impegni in un certo modo durante la settimana è chiaro che diventa ancora più facile fare le scelte. Ti voglio chiedere questo, scusa, questa è stata una settimana normale, ecco, tu so che detesti il concetto per cui bisogna avere degli agenti esterni che ti motivano per le partite, però è anche vero che la scorsa settimana, tra sciopero del tifo, la notte dei quattro in discoteca, sono successe cose che hanno probabilmente anche toccato nell'orgoglio questa squadra e domenica in campo, pur con tutti i limiti di una prestazione che non è stata sfavillante, però molto più sul pezzo di altre volte si è visto. Ecco, adesso non è che possiamo ogni settimana uno sciopero del tifo, una discoteca, ma cosa succede? A volte scattano i gruppi qualche cosa nella testa e... Lo vedremo domani, come diceva qualcuno, lo vedremo solo vivendo, no? Io personalmente non amo questo genere di stile, sì, no, ma anche di stile proprio, no? Perché se ogni volta devo andare alla ricerca di qualcosa esterno per far sì che riesca ad esprimere il meglio, vuol dire che tutto ciò che io faccio non dipende o dipende poco da me. Noi siamo, o meglio, loro che vanno in campo sono dei protagonisti in assoluto e non è l'allenatore, non è il pubblico, non sono i dirigenti, non è nessun altro, sono loro i protagonisti. È chiaro che da agenti esterni, diciamo, ci può essere un input e uno stimolo a fare qualcosa di più, a dare ancora qualcosa di meglio, però tu devi andare alla ricerca di queste cose dentro di te e quindi io non vorrei vivere le settimane sempre in maniera difficile, in maniera complicata per poi tirar fuori qualcosa di più. Insomma, io vorrei viverle sempre tranquille le settimane, ma tranquille con la coscienza di fare tutto ciò che è nelle mie possibilità. Questo deve essere l'obiettivo di un professionista, perché altrimenti a mio parere c'è qualcosa che non va. A volte quando si parla di maturità è proprio questo anche, no? Sì, posso. No, mister, torno su un tasto che in questa occasione è stato dibattuto spesso anche da lei nelle precedenti settimane, soprattutto dopo Sassuolo, la squadra che sembra non tirare in porta. A Sassuolo, dopo il gol, avete avuto 10-15 minuti in cui siete entrati in area molto facilmente, anche palla al piede, però quando si è arrivati lì si è preferito un assist, magari una conclusione in situazione che magari ci poteva stare perché non era complicatissima. Sì. È un tasso sul quale sta continuando a battere, però la squadra non sembra concretizzarlo. Sì, non è una qualità, chiaramente, questa non è una qualità che mettiamo in mostra, bisogna lavorarci, bisogna insistere, bisogna, come dire, martellarli sempre di più in questo senso, facendogli capire che ci sta anche di fare brutta figura scaramentando il pallone in tribuna, come è successo a Cham contro di noi a Genova, che nell'occasione precedente ha fatto un tiro in tribuna alto 20 o 30 metri e dopo 5 minuti o meno ha fatto il gol del pareggio, no? La domenica successiva l'ha fatto di nuovo, dando la vittoria alla propria squadra. Bisogna provarci con il rischio anche di fare di non fare quello che uno si aspetta, però comunque finisce l'azione.
comunque la squadra poi riparte. Se invece continui a quasi a toglierti la responsabilità della conclusione e poi metti nelle condizioni anche la squadra avversaria di ripartire, questo diventa un doppio errore, no? Quindi bisogna lavorare da questo punto di vista, bisogna crederci ancora di più, bisogna essere convinti. Roberto, tu hai la sensazione che i tuoi giocatori si divertano in campo? Te lo chiedo anche legato a sta domanda, no? Perché il coraggio, poi la voglia di provare nasce anche da una sensazione che uno ha dentro di sé di sentirsi bene. Ma se uno non si diverte a fare la professione del calciatore, è chiaro che è difficile che possa esprimere valori importanti. E poi è vero anche che sapersi divertire dipende molto anche da quello che è l'andamento, no? Del tuo campionato e quindi dei risultati che ottieni. È chiaro che è più facile probabilmente divertirsi per una squadra come l'Atalanta, che ha fatto tutta una serie di risultati e occupa una posizione di classifica importante, piuttosto che per il Pescara, no? Certo. Tutto diventa più difficile in questo senso, ma perché è una questione mentale. Loro non è che entrano in campo senza la voglia di divertirsi, entrano in campo un po' più preoccupati rispetto a quelli che hanno 15 punti in più in classifica, no? E questo un po' ti condiziona e quindi fa sembrare le cose fatte magari con meno entusiasmo rispetto a quello che sarebbe lecito. È soltanto una questione mentale, secondo me. Una curiosità relativamente a Di Francesco, intanto se valuta positivamente, come hanno fatto tutti, come abbiamo fatto anche noi, la sua prestazione, e qual è secondo lei il suo margine di crescita? Ma secondo me la prestazione di domenica scorsa di Federico è stata buona, diciamo non all'inizio non è partito benissimo, i primi 15-20 minuti ha fatto fatica e anche speso energie, quindi mettendolo anche magari dal punto di vista proprio del fiato un po' in difficoltà. Poi piano piano è cresciuto, lui è un giocatore secondo me, a mio parere, ancora molto istintivo, deve sapere ancora meglio gestire i momenti della partita e capire quando è giusto fare una cosa piuttosto che un'altra e non pensare di fare sempre la stessa cosa, perché comunque poi quando tu ripeti la stessa cosa e anche gli avversari prendono un po' le contromisure, quindi sanno come venirti a prendere e ti limitano un po' di più. Lui deve ancora un po' capire questo, e questo è un processo un po' di maturazione, però lui è sempre uno di quelli positivi, è sempre uno di quelli che ha voglia, è sempre quelli che si mettono a disposizione. Questo atteggiamento qui a me piace molto, di questo sono veramente contento. Quindi è il primo anno per lui che si affaccia ad una categoria importante come la Serie A, e credo che quest'anno sarà per lui molto importante per la sua crescita futura. Posto che ha recuperato un bye, quindi insomma diciamo l'emergenza in qualche modo si è conclusa, ma nel caso appunto che non l'avesse avuto, aveva studiato alternative? Beh, se sì, come, cioè, nel senso che doveva riadattare i giocatori o sarebbe passato no, a tre? No, non c'è da riadattare nulla, anche se poi magari qualcuno può fare anche qualcosa di diverso rispetto al solito, però insomma direi che abbiamo l'organico. A parte Masina e Torosidis che sono squalificati, abbiamo l'organico a disposizione, quindi tutti giocheranno nei ruoli secondo me più idonei, più appropriati per le loro capacità e per le loro caratteristiche.